Eccola l'umanità secondo la creatività di Daniele Galliano. E questo invece è come l'umanità si rappresenta, puntini colorati che trovano il proprio posto all'interno di uno schermo digitale. Benvenuti a The Next Nest, il progetto artistico multidisciplinare sul tema dell'abitare allestito all'Expo Gate di Milano per tutta la durata della 21ª triennale. Nella sala Leonardo il visitatore da un lato può osservare la tela realizzata da Galliano per l'occasione, un'opera d'arte immutabile di fronte alla quale uno schermo nero è in continua evoluzione grazie all'interazione col visitatore che in questo caso diventa visitatore. L'iniziativa, curata da Mario Cipriano, Francesca Di Noia e Luca Berardo, fondatori di Nesta, come partner tecnologico TIM. Marina Gemonat, responsabile Trusted Digital Life Innovation dell'azienda di telecomunicazione. Come team è davvero molto importante seguire l'evoluzione della società. Allora, una volta facevamo telefoni perché la gente semplicemente si parlava e comunicava. Adesso comunicare è diventato tutt'altro. Adesso comunicare è parlare con tutti, restare in contatto con la tua rete, restare in contatto col mondo, con gli oggetti. È diventata proprio una cosa estremamente più complessa. Quindi noi come Innovation Center cerchiamo di stare al passo con tutto questo. È a una società in fermento digitale che parla questo progetto, una forma d'arte sperimentale, proiezione di un'evoluzione urbana che riguarda tutti i bambini da 0 a 90 anni e che stimola il pensiero progettuale e creativo come elemento fondamentale per ripensare le città, gli spazi urbani di domani. Questo esperimento artistico ci viene veramente incontro, no? Perché il modo in cui noi permettiamo alle persone di entrare in un mondo digitale, di interagire, è lo stesso con cui permetteremo alle persone di condividere, di vivere il loro sociale, di vivere anche la città, anche nel mondo urbano. Questa cosa è molto importante perché la digitalizzazione permette sicuramente di elevare la qualità della vita. Luca Berardo, cofondatore di Nest, spiega le ragioni che hanno portato alla collaborazione con TIM per la realizzazione del progetto. Next Nest è un progetto di trasparenza nato per la committenza di domani, quindi la committenza del bambino da 0 a 90 anni in senso di Bruno Munari, e quindi la volontà di educare, una committenza ad essere capace di comprendere e valutare tutto ciò che avviene nel mondo immobiliare, nel mondo della progettazione, nel mondo di prodotto. Abbiamo scelto Telecom e TIM perché è stato un partner capace di capire da subito le ragioni che ci ha portato a mettere in piedi questa operazione e a seguirci e venire con noi in questo percorso che non è che all'inizio. The Next Nest, il nido del futuro, è un progetto in evoluzione che prevede nel corso dei prossimi mesi incontri, workshop e performance di live painting con Daniele Galliano e musica di Saturnino Celani e Livio Magnini.